Veloce, fast, veloce, fast. Molto veloce. Very fast. Troppo veloce, too fast. Quindi è troppo veloce per me. È troppo veloce per me. In inglese? E poi non così veloce, non così veloce, in inglese come si dice, e poi più veloce, qua bisogna aggiungere qualcosa alla parola fast, quindi è troppo veloce per me, it is, oppure questo può essere contratto, diventa it's too fast per me, for me. It's too fast for me. Non così veloce. Not so fast. Not so fast. Più veloce. Faster. Faster. Ok? Quindi più veloce, faster. Avevamo visto later e qua abbiamo faster. Per dire un po' in inglese, un po', un pochettino. In inglese si dice a little, quindi un po', a little. Quindi io parlo, I speak, parlo, I speak, parlo un po'. I speak a little. Quindi parlo un po' l'inglese. Oppure parlo l'inglese un po', lo mastico, diciamo. Parlo l'inglese un po'. Quindi I speak a little, questo è un po', a little English. Quindi un po', un pochettino, a little. Parlo l'inglese un po', I speak English. A little. Come diresti quindi, è un po' troppo veloce per me. È un po' troppo veloce. Veloce per me. Come diresti questo in inglese? Allora, it is o it's, mettiamo la contrazione, it's a little too fast for me. It's a little too fast for me. È un po' troppo veloce per me. It's a little too fast for me. It's a little too fast for me. Allora, parlare,
come si dice parlare in inglese, quindi parlate, oppure parli, e come si dice parlate, parlate, domanda, quindi parlare, to speak, questo è l'infinito, to speak. Parlate, you speak, parli, qua è lo stesso, you speak, tu parli o voi parlate, tu e voi hanno lo stesso pronome, you. Parlate, in questo caso è una domanda, quindi devo mettere do you speak, do you speak, ok? Nota bene questo E, A di speak, viene pronunciato come la I lunga, I speak, non è speak, ma speak. Quindi do you speak? Parlate. Ok, quindi come diresti parlate, parlate troppo veloce. Parlate troppo veloce per me. Ok, come diresti questo? E poi non così veloce. Non così veloce. Per favore. Non così veloce, per favore. Quindi parlate troppo veloce per me. You speak. You speak. Too fast for me. You speak too fast for me. Non così veloce, per favore. Not so fast. Please. Not so fast, please. E di nuovo qua abbiamo questo EA, che è lo stesso che abbiamo appena visto in EEK, speak. Questo I, ok? Please. Parlate troppo veloce per me. You speak too fast for me. Non così veloce, per favore. Not so fast, please.